la demolizione, demolizione di questa gru, quella qua, la famosa gru che togliendo la gru sotto la rocca di Garda, quindi ecco, vedete qua siamo, stanno, si vede il punteggio e qua c'è anche un'ambulanza qua davanti che magari va a recuperare qualcuno che devono tirarlo su con la gru, magari sì, l'ha messa, ma comunque speriamo di no, che non succeda questo, ecco. E siamo qua in coda da circa 4 ore e 20 minuti per assistere a questo spettacolo, perché è uno spettacolo praticamente unico e che da anni aspettavano solo i gardesani ma anche i turisti, perché c'era questa gru sotto la rocca di Garda che svettava imponente per realizzare delle costruzioni anche in zona frane, quindi abbiamo questa struttura, questa gru che adesso è stata smantellata e sembra che l'ultima costruzione, quindi che il sindaco Davide Bendinelli ha concesso, rimarrà incompiuta. Ma chissà perché concedeva tutte queste costruzioni anche sotto frana, come ha definito il presidente del movimento. Sto vedendo qua il cantiere, vedete, qua c'è la demolizione. La demolizione di questa gru è quella qua, la famosa gru che ha incantato, diciamo, che ha incantato i gardesani per anni, ha lasciato stupiti, stupefatti, e turpando per circa un vicino, circa la zona qua di Garda, non solo. Ma nel frattempo, se questa gru viene demolita, altre gru stanno sorgendo. E quindi purtroppo vedremo con quali risultati e quale devastazione sta andando contro il territorio di Garda. Struttura enorme che è stata realizzata, guardate, con delle colonne che vanno praticamente verso il cielo e delle cementificazioni abnormi qua che vanno a creare una struttura qua nella zona di Garda, praticamente abnorme. E quindi ci si chiede chi abbia dato autorizzazione a questo ennesimo moloch di calcestruzzo che praticamente va a incidere in maniera rilevante qua nella zona di Garda, e si chiede appunto al sindaco di Bendinelli di rivelare chi sono questi capitali, chi investe questi capitali enormi in questa area piana, diciamo, qua della zona del lago, questa zona alluvionale che è le risare, come vedete qua attorno, dove un tempo era tutto così e adesso sta diventando, come vedete,
qua dalle immagini, così con queste caseggiate che continuano a salire e con questa ultima struttura che dà un'idea, un tocco da brivido a questa zona, che probabilmente più avanti creerà problemi anche al paese, perché la zona era ricca di acqua. Quindi noi chiediamo al sindaco di rivelare chi ha dato questa area in mano a questi sbadigliatori, a questi scavatori, perché queste aree di pregio così rilevante non devono essere date in mano come niente fosse a chi vuole speculare e a rendere il territorio, renderlo così, deturpare l'ambiente, anche perché è certo che chi vuole andare in vacanza non va da una città per andare a un'altra città.